going, we don't need roads. Benvenuti a Relentless Flashback, in chi vi parla è il vostro host Joey Cruel. Con ogni puntata vi descriverò uno specifico anno del passato, raccontandovi dei suoi avvenimenti storici, materiali di consumo, la TV, il cinema e la musica. Troverete Relentless Flashback su Mixcloud, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Con questa puntata parleremo del 1999. Gli anni 90 sono stati un decennio orrendo. Una discesa all'inferno che ancora non si è fermata. Ovviamente c'è stato qualcosa di apprezzabile, ma di certo il 1999 dimostra come gli ultimi 25 anni siano stati anni vuoti ed orrendi. Nel 1999 il benessere si sta abbassando sempre di più, ma non ce ne se ne rende conto. Come dirà Piero Angela in un'intervista del 2014: se tu prendi un rospo e lo metti dentro l'acqua bollente, o quasi, scalda via subito. Se lo metti nell'acqua tiepida e scaldi l'acqua piano piano, arrivi alla stessa temperatura e non esce, perché c'è una assuefazione, in questo caso il degrado. Poco alla volta noi abbiamo continuamente perso qualcosa, non ce ne siamo accorti. La guerra non smette dal 1991. Dopo la prima guerra del Golfo, terminata appunto nel 91, quella della Bosnia e quella della Somalia, entrambe terminate nel 95, dal 1998 si combatte in Kosovo. And we act to stand united with our allies for protecting our interests. States should feel vindicated. La guerra terminerà proprio nel 99, con più di 3.000 morti. E nel frattempo gli attacchi terroristici e le guerre civili si fanno sempre più frequenti. Nel 1999 avviene il tristemente famoso massacro della Columbine High School. Due perdenti decidono di andare a scuola, ammazzare 13 innocenti e infine commettere suicidio. Le motivazioni dietro possono essere tante. Una di sicuro è che i soggetti avevano problemi mentali e la facile reperibilità delle armi negli USA non ha aiutato ad evitare questa tragedia. Infatti, gli school shootings sono una cosa comune negli USA, anche per questo motivo. Ma bisogna andare indietro nel 1966 per trovare un così alto numero di morti. Infatti i primi casi più mortali sono 33 morti nel 2007, 28 morti nel 2012, 17 morti nel 66 e i 15 di questo massacro. Se guardiamo un po' ai numeri, ci rendiamo conto che negli anni 70 ci sono stati ben 30 casi, per un totale di 37 morti. Negli anni 80 ci sono stati 38 casi, per un totale di 49 morti. Negli anni 90 abbiamo un totale di 62 casi per un totale di 89 morti, negli anni 2000 ci sono stati 59 casi per un totale di 102 morti e dal 2011 ad oggi ci sono stati 126 casi per un totale di 120 morti. I problemi mentali e la facile reperibilità delle armi ci sono sempre stati. Quindi, di fronte a questi dati, ci si chiede: cos'è cambiato? Cambiamo un po' argomento con qualcosa di più leggero. L'euro viene istituito, ma bisognerà aspettare fino al 2002 per la sua introduzione a livello fisico. Il 1999 è anche l'anno della paura del nuovo millennio. Cosa succederà allo scoccare della mezzanotte quando l'anno 2000 arriverà? Tra le tante paure infondate ce n'era uno reale, il Millennium Bug. Siccome gli anni erano rappresentati dalle ultime cifre, molti sistemi confusero il 2000 con il 1900 e questo portò a non pochi problemi, comportando una spesa mondiale di 308 miliardi di dollari per la prevenzione e la risoluzione delle conseguenze. Infine, gli Stati Uniti danno addio agli storici Checker Taxi, che come i taxi di Londra erano auto costruite solo per essere taxi ed erano utilizzati soprattutto a New York. Li avrete visti di sicuro in qualche film. Gli Overkill sono una delle migliori band thrash metal degli anni 80 e con il 1999 arrivano al loro decimo album e dimostrano come si può aggiornare il proprio sound senza tradire le proprie radici. Influenze dal groove metal alla Pantera sono presenti, ma tutta la struttura puramente Overkill è ancora tutta qui. Infatti, questa indistruttibile e inossidabile band del New Jersey, che continua ancora a fare album e concerti, sforna un intero disco che è una botta sui denti incredibile, con una sola eccezione, 80 Sequels, che è Tony Doom. Insomma, un disco da aggiungere orgogliosamente alla propria collezione, quindi rompiamoci il collo con questa Forked Tongue Kiss!
questa sezione parleremo dei migliori giocattoli del 1999. Scusatemi, non c'è nulla di realmente interessante in questo campo per il 1999. I Fu Manchu sono il lato all fun, no drama, dello stoner metal, e il loro sound 70s, impregnato di sole, salsedine e ottani, è una scarica elettrica che ti fulmina sul posto. La prolifica band arriva al quinto album nel 1999 con Eating Dust, che fin dal titolo e dalla copertina promette e mantiene. Ci si aspetta adrenalina, ed adrenalina fusa nel cervello ci si ritrova. L'album è ovviamente registrato nella bollente Palm Springs, California, ed include anche i tre pezzi dell'EP del 1997, Godzilla, la cui title track è una cover dei monumentali Blister Cult. Vi do un assaggio di questo capolavoro con un pezzo dedicato alla celeberrima marca di biciclette BMX. Ecco a voi Mongoose, e vediamo se riuscite a stare fermi. Questa è la sezione in cui si parla di TV. Nel 1999 debutta SpongeBob SquarePants, una serie indirizzata ai bambini, ma con dei disegni disturbanti e delle trame ultra demenziali, che possono essere godute anche dai più grandi. È arrivato a 9 stagioni e 2 film, ed è ancora in onda. Ma uno dei due inaspettati capolavori del 1999 è... Futurama arriva sugli schermi il 28 marzo del 1999 e la storia parte il 31 dicembre del 1999, quando il protagonista Fry si congela per errore e si risveglia il 31 dicembre 2999. Qui avrà a che fare con un distantissimo nipote, Farnsworth, un anziano inventore, Leila, un ciclope che pilota l'astronave di Farnsworth, il dottor Zoidberg, un alieno umanoide simile a una ragosta, Bender, un robot incredibilmente scorretto, e altri assurdissimi personaggi. La serie è creata da Matt Groening, il creatore dei Simpson, che esordirono 10 anni prima, ed è un altro capolavoro. Le risate non mancano, soprattutto grazie a Bender, che si comporta sempre in maniera irragionevole. Ad esempio, ecco l'indimenticabile battuta della prima puntata. Ah, così, eh? E allora mi costruirò un enorme Luna Park tutto mio, con Blackjack e squillo di lusso. Anzi, senza il Luna Park. Ah, non c'è posto per Bender, eh? Bene! Mi costruirò un enorme modulo tutto mio, con Blackjack e squillo di lusso. Anzi, senza modulo e senza Blackjack. Andate tutti a quel pianeta. L'estetica retrofuturista ovviamente è solo uno sfondo per dar spazio alla creatività degli sceneggiatori, che così possono raccontare storie e prendersi gioco delle bizzarrie del nostro presente. La serie terminerà nel 2013, dopo 7 stagioni e 4 film, e vi consiglio di gustarvela tutta. Nel 1999 il futuro sembrava proprio attrarre gli sceneggiatori delle serie animate. Infatti arriva... Batman of the Future, Batman Beyond in originale, arriva a gennaio del 1999 ed ero molto scettico nei confronti di questa serie, anche per il titolo europeo, che è altamente misinterpretabile, quindi mi aspettavo di ritrovarmi una marea di CGI e un Batman completamente travisato. Invece, essendo una sorta di seguito, qualunque licenza è ben accetta e funziona alla grande. Ci ritroviamo in un futuro dove Bruce Wayne è anziano e cede la maschera ad un giovane ragazzo il cui padre è stato assassinato. La serie è oscura e davvero brutale, da un certo punto di vista, con quel sapore di futuro distopico tipico dei film fantascientifici dei primi anni 90. La serie verrà conclusa con il lungometraggio Return of the Joker, davvero coinvolgente e che riesce a far trattenere il fiato fino all'ultimo minuto. Purtroppo, la serie verrà chiusa nel 2001, senza un vero finale. Ma per fortuna, una sorta di finale verrà svelato in una puntata della serie Justice League Unlimited. La puntata, uscita nel 2005, sarà un degno addio ad una serie davvero sorprendente e non apprezzata abbastanza. Un'ultima nota, la sigla italiana si dimostra sempre imbarazzante e provinciale, specialmente se la confrontiamo con quella originale. Negli anni 90, l'heavy metal era rappresentato da due estremi. Da un lato il black metal, super oscuro e deviato. Dall'altro l'innocuo ed estremamente felice power metal. Oltre ai 1000 gruppi tutti uguali, questa fissazione portò alla ribalta molti gruppi storici. Uno di questi furono i Gamma Ray, nati da una costola degli Halloween. La band teutonica fu fondata nel 1989 dal chitarrista Kai Hansen ed esordì nel 1990 con il capolavoro Eating for Tomorrow. E nel 1999 arriva al sesto album con Power Plant.
un altro grandissimo album, molto maturo, con molti pezzi che non si fermano a 5 minuti, ma vanno oltre. Tutto l'album è esattamente cosa ci si può aspettare dai Gamma Ray, e il songwriting del sorridente Kai Hansen non tradisce, con pezzi incredibili come Send Me a Sign o Gardens of the Sinner, ma c'è anche spazio per qualche variazione sul tema. Abbiamo la cover dei Pet Shop Boys, It's a Sin, ovviamente migliorata, e una delle due bonus track è la cover di Long Live Rock'n'Roll dei Rainbow. E poi c'è Heavy Metal Universe, che seppur scritta da Kai Hansen sembra una canzone dei Manowar. Siamo vicinissimi alla parola capolavoro, e comprare questo CD è un obbligo per tutti i fan del genere. Con questo disco termino la prima puntata su 1999. Per la seconda puntata continuerò a parlare dello stesso anno, con le sue novità, le auto, la seconda parte della TV e i film. Vi ricordo di seguire la pagina Facebook, che è facile da trovare, perché il nome è unico in tutto il web. E vi lascio con Razorblade Zeig dei Gamma Ray. Stay outrageous, stay larger than life, Romeo, Foxtrot, Bravo!